Nella Cappella Bardi a Santa Croce a Firenze, Giotto realizzò un magnifico ciclo di affreschi tra il 1323 e il 1328. Committente Ridolfo de Bardi, banchiere e membro di una delle più ricche famiglie fiorentine. Come molti altri facoltosi, Bardi cercava di tenersi in buoni rapporti con la Chiesa e anche per questo chiese a Giotto di realizzare un ciclo di affreschi dedicati alla vita di San Francesco. I 7 riquadri raffigurano alcuni episodi cruciali, compreso la rinuncia ai beni materiali, la visita al sultano d'Egitto, la morte e l'ascensione. Occupa però un posto di rilievo la stigmatizzazione di San Francesco, forse l'episodio più importante nella vita del santo. Gli affreschi della Cappella Bardi hanno un altissimo valore estetico e sono anche tra i primi esempi di uso della prospettiva, veri capolavori di realismo. In ogni scena Giotto crea figure con emozioni e sembianze molto umane, dando forma a un nuovo realismo, un nuovo stile naturalistico. La rinuncia agli averi, ad esempio, è una splendida rappresentazione del momento in cui San Francesco rinuncia pubblicamente alle ricchezze e all'eredità. La scena ritrae il giovane Francesco seminudo nell'atto della preghiera, coperto solo dal mantello del vescovo. I seguaci sono alle sue spalle, mentre di fronte il padre furioso si protende verso il giovane, ma è fermato dai presenti. I due ragazzi, alle estremità laterali del dipinto, scagliano pietre contro il santo. Con la luce e le ombre, Giotto dà plasticità alle figure, le rende tridimensionali. Le posture sono convincenti e le espressioni variano. L'impressione della prospettiva è ulteriormente rafforzata dall'edificio in stile classico presente sullo sfondo, le cui pareti, viste di scorcio, hanno la funzione di separare due gruppi di figure, sia in senso letterale che simbolico. Giotto, con questi affreschi, inaugurò una nuova era di straordinario realismo, anticipando lo stile rinascimentale, esercitando una forte influenza sull'arte e gli artisti che sarebbero venuti dopo di lui. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!